Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi ragazzi come potete vedere siamo su Clash Royale per andare a fare uno degli ultimi Golden Chest Opening insieme. Ebbene sì signori, siamo negli ultimi Golden Chest Opening perché come potete vedere dai trofei siamo a 2627 e all'incirca vedo che sto oscillando tra i 2006 e 2005, quindi penso che tra poco cominceremo una road per l'arena leggendaria all'incirca quando riuscirò a rimanere costante sui 2600 trofei. Penso che vi toglierò questo format di video dove porto le golden chest e basta, e porterò chest opening dove almeno ci sarà una cassa rara come una gigante, una magical, una super magical o ovviamente anche una epica, una leggendaria, che sono quelle nuove. E faremo però dei video totalmente di battaglie, quindi io penso 3 o 4 battaglie insieme, dove naturalmente io non vi farò tagli e potremo vincere o perdere. Comunque vedrete molto molto bene come lavora questo deck. Non perdiamo altro tempo, cominciamo subito con il nostro chest opening e vediamo un pochino nelle casse omaggio che cosa riusciamo a trovare. Ovviamente niente come al solito, io non so com'è che fanno quelli che trovano le leggendarie nelle free chest, ma a noi personalmente nei nostri video non è mai capitato. Ok, niente di niente, iniziamo subito con le golden chest. L'obiettivo di oggi sarebbe trovare qualche moschettiere, visto che sono molto molto vicino a portarlo a livello 7, ma niente, nemmeno un moschettiere per il momento. Andiamo con la seconda golden chest, intanto l'oro va molto bene, bombarolo che mi piace un sacco, arcieri, cannone e golem di ghiaccio, niente moschettieri. Andiamo con la penultima golden chest, vediamo un pochino, 174 di oro, 2 orde di sgherri, 6 spiriti di fuoco, arcieri e sfera infuocata che va molto bene ragazzi, perché questa è una carta che dobbiamo ricominciare a portare su per completare il deck. Andiamo con l'ultima golden chest, dai, dammi qualche moschettiere, ti prego. Tesla, moschettiere 1, oh madonna, no ragazzi, per 2 no, dai. Ma no, ma non poteva darmi qualche altro moschettiere? Vabbè, dai. Goblin e signori, siamo arrivati all'ultima cassa, che è la cassa della corona. Speriamo negli ultimi due moschettieri mancanti, ma non ci credo nemmeno morto. Andiamo subito a vedere che cosa troviamo. 468 di oro, 3 gemme che ci stanno, 3 orde di sgherri, 17 lancieri, 38 barbari e 6 giganti. Porca di quella vacca. Allora, ragazzi, la situazione è questa. Ci mancano soltanto due fottutissimi moschettieri per riuscire a portare anche lui a livello 7, che non sarebbe affatto male perché le rare a livello 7 spaccano veramente il culo. Il domatore è potentissimo e se proprio dobbiamo darci un altro obiettivo, signori, io vorrei trovare il secondo mago di ghiaccio per poterlo portare al 2 come il nostro caro amato minatore, perché sono le due leggendarie che preferisco in assoluto e mi piacerebbe un sacco riuscire ad averle tutte e due al 2. Ragazzi, prima di andare a fare una battaglia insieme, oggi vi voglio proporre due replay veramente assurdi. Oh Madonna, sono finiti anche le battaglie che ho fatto con il clan. Ok, oggi andiamo a vedere che cosa succede quando si trova uno più basso di livello contro, in questo caso quello più basso sono io. E si comincia a prendere in giro totalmente a random. Ovviamente vi dico buona fortuna, io pensavo che questo fosse un gesto leale per andare a incoraggiare il fair play, diciamo. Parto subito e lui va con il suo golem. Subito comincia a sfottere e io rispondo: non c'è nessun problema. Ti piace fare i pollicioni? Facciamo i pollicioni, vai. Intanto dall'altra parte lui con il suo golem mi sta facendo un po' di danni, ma sono riuscito a rallentarlo tantissimo grazie al nostro amato mago di ghiaccio. Ho messo purtroppo i goblin, come avete visto, nel momento in cui è esploso il golem e sono morti immediatamente. E lui subito si è messo a ridere, ovviamente ho scritto anche io ops, perché proprio mi sono reso conto di aver fatto una cavolata. Intanto lui pensa di essere in vantaggio, se vedete lui continua a pelarsela, è veramente proprio, è felice, guardate come se la pela. E io gli rispondo: sì, sei bravo, complimenti. Guardate però intanto io che cosa sto combinando. Se vedete, io sto attaccando
da entrambe le parti e ho reso le torri abbastanza basse di vita. Qui ragazzi mi fa una combo veramente overpower, tre moschettieri e il drago, riesco a cautelargliela appena mi distrugge la torre e lui ovviamente si mette a ridere. Io però gli vado a prendere la torre sulla sinistra, abbiamo una combo molto forte sulla destra, ci siamo quasi andati a prendere anche la sua torre di destra, mette la veleno nel panico perché non sa più che cosa fare, gli portiamo via la torre ragazzi e ci andiamo a vincere la partita così, perché lui va a metterci il golem e signori gli andiamo a ridere in faccia alla stramega grande, perché questo è quello che succede quando sfotti chi è più basso di livello. Questo ovviamente non contenti ragazzi, io ne ho già un altro avvenuto proprio un paio di battaglie prima, cioè ieri sera è stato veramente, cioè, la serata dei pirla era Clash Royale ieri sera, sono state le comiche su comiche. Ecco qua, io parto sempre come sempre fair play perché per me è importantissimo, con il buona fortuna vado a cautelargli la sua combo e lui va a mettere lì il suo cannone che ovviamente mi dà fastidio, poi mette i suoi sgherretti e mi para ovviamente il mio attacco e comincia subito a fare i pollicioni per sfottere. Ok, sfotti pure, ecco che va a cautelarmi ancora molto molto easy la mia combo, però si rende conto già che io ho delle carte che riescono a contrastare il suo mazzo, perché comunque il bomber ragazzi, io non so se voi lo usate, ma io ho una carta che consiglio tantissimo, è una carta molto 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 sottovalutata. Eccolo che ancora va di pollicioni, proprio convinto da Dio, e io riparto con la mia tattica ragazzi, comincio ad indebolire ambo i lati. Ecco che vado ad attaccarlo anche sulla destra e vado a ricautelargli i suoi barbari con il mio bomber, molto molto easy. Lancio anche il mio minatore per parare il bomber, ma lui mette ovviamente i suoi sgherretti che vanno a distruggermelo. Non c'è problema, ripartiamo molto molto tranquillamente e a questo punto, se vedete, già la situazione comincia a volgere a nostro favore, siamo riusciti ad andargli a prendere la torre. A questo punto non ho messo praticamente truppe, ne ho messa soltanto una a difendere quella di sinistra, perché sapevo che ormai la torre era presa, era inutile sprecare truppe. Quindi ragazzi, adesso carico sulla destra, lui si rende conto di aver riso un po' troppo presto, gli vado a portare via la seconda torre e signori, risata in faccia anche a questo che prima di sfottere ci deve pensare due volte. Perfetto ragazzi, sono molto molto contento di aver condiviso con voi questi due replay, è una cosa veramente soddisfacente quando si trovano le persone più alte di livello ma si riesce a zittirle anche se prima ti ridevano in faccia. Ovviamente noi riusciamo a farlo perché abbiamo potenziato solo e solamente le carte che usiamo, se vedete abbiamo le comuni al 9, le rare quasi tutte e due al 7 e anche due leggendarie che non guastano, anche se devo dire che il deck senza leggendarie che uso, che è questo, è molto molto forte. Ragazzi, andiamo a farci una battaglia insieme adesso e vediamo un pochino se riusciamo a zittire qualcun altro magari in live. Eccoci qui signori, un buona fortuna, non si toglie a nessuno. No, ho sbagliato il deck, non ci credo che pirla che sono, ho preso il deck senza leggendarie. Ma dai, ma non si può. Ok dai, andiamo a vedere se riusciamo a combinargli qualcosa. Ok, ci lancia una fireball e ovviamente ci distrugge il tutto, nessun problema, ripartiamo alla grande con Cavaliere Goblin, combo molto molto economica. Ok, lui ci lancia il gigante, Bastarbido ci mette il suo tronchetto della felicità. Andiamo a mettere anche noi gli sgherretti, anche se noi non li abbiamo più potenziati, ovviamente, perché non li stiamo più usando. Perfetto, andiamo a prenderci qualche colpo, ma nulla di grave. Ok, un paio di colpi, un solo colpo. Va bene, nessun problema. Facciamo caricare l'elisir, vediamo un pochino se riusciamo a partire ancora con il nostro drago e domatore. Stavolta dalla parte opposta e l'abbiamo fregato ragazzi, l'abbiamo fregato, gli abbiamo fatto spendere un po' di elisir per niente. Molto molto bene, ok. Ok, così signori, questa torre gli abbiamo fatto parecchio danno. Sono molto molto contento di come è andata questo rush, possiamo dire così. Ok, lui ci tira una sberletta, ma non è un problema. Andiamo a metterlo noi, questa volta il bombarolo. Dai, veloce, 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 che ho bisogno del cavaliere. Ok, perfetto. Pensate ragazzi che io ho trovato alcuni video di youtuber molto molto famosi, non parlo di gente come me con 100 iscritti, ma di youtuber con centinaia e centinaia se non migliaia di iscritti che dicono che il cavaliere è la carta più inutile del gioco. Se avete visto, noi da quando abbiamo iniziato a giocare
E abbiamo iniziato a giocare sempre, fatto tutte le battaglie insieme, cioè tutti i Golden Chest Opening e così. Quindi abbiamo fatto tantissime battaglie insieme. Siamo riusciti sempre a portarci a casa la nostra vittoria grazie a quella carta, perché è veramente una carta molto molto forte. Intanto è andato molto bene anche questo rush, non ci siamo portati a casa la torre per veramente poco. Ora partiamo di cattiveria. No, ho sbagliato, non me l'aspettavo lì. La strega non me l'aspettavo. Dai, tirami giù la strega. Dai un'altra. No. Ah, raga, qui ci fanno del male. Qui ci fanno del male. Dobbiamo assolutamente andare a distruggergli questa combo perché sennò ci fa davvero del male. Ok, abbiamo fermato i suoi sgherretti. Dai, perfetto. Ok, l'abbiamo fermata. Ci abbiamo anche un po' di draghetto. Un po' di draghetto, ovviamente, non intero. Andiamo a lanciare il nostro domatore. Da quella parte dovremmo aver preso la torre. Non è vero? Sì che è vero, perfetto. Andiamo ora dall'altra parte. Cavolo, non ho una carta tank. Ok, grazie, perfetto. Dobbiamo andare a bloccargli questa combo che è abbastanza forte, come state vedendo. Aiuto! Non ho zappato gli sgherri. Non ho zappato gli sgherri. Ok, mettiamo il nostro moschettiere. Mettiamo i nostri sgherretti. Signori, siamo quasi pronti per andare a fargli il culo. Ecco il domatore, lo mettiamo qui, signori. Vai domatore, vai. Vai domatore. E signori, ci siamo andati a portare a casa la vittoria così. Molto molto easy, tranquilli, senza avere troppi problemi contro un livello 9. Signore, incredibile! Incredibile! Baule leggendario portato a casa! Baule leggendario per noi, ragazzi! Incredibile! Enorme spoiler per il prossimo chest opening, signori. Attenzione! Sono veramente, veramente molto, molto contento. Ci siamo portati a casa il baule leggendario. Ops, questa la posso donare. Dona! Ok. Ci siamo portati a casa, signori, il baule leggendario, nonostante che abbiamo giocato senza leggendare, io ve la volevo skippare questa partita, ma invece la lascerò proprio per questo drop incredibile. Signori, io spero di avervi dimostrato in questo episodio che non serve avere leggendarie per vincere, nonostante vi abbia fatto anche vedere due replay dove le usavo, ma non serve avere le leggendarie per vincere. Ricordatevelo, se non le trovate, non vi disperate, prima o poi arriveranno. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e un commento. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Qui da Brutal è tutto. Bella raga!